con il comandante della polizia locale oggi in questo incontro importante per presentare questo nuovo progetto sulla vigilanza partecipata, un percorso iniziato con la collaborazione dei cittadini già per quanto riguarda l'attenzione dei quartieri che oggi si sviluppa in un altro sistema forse un po' più sicuro ma anche più capillare. Direi di sì, è una bellissima opportunità sia per la pubblica amministrazione che per i privati, quella di riuscire a collaborare in modo sinergico nello sviluppo degli impianti di videosorveglianza nel territorio. È assolutamente evidente che in questo modo si riesce a far squadra e a creare rete in modo da riuscire a coprire più punti possibili attraverso appunto la videosorveglianza partecipata che vede un ruolo importante dei cittadini privati. Ecco comandante, a parte gli enti, perché sentivo il sindaco che accennava che uno dei primi clienti sarà proprio Bibione Spiagge, clienti nel senso di partner che aderiscono a questo progetto, ma ci saranno anche dei semplici cittadini. Si può quantificare anche, c'è un costo zero, come funziona? Allora, la convenzione disciplina in modo abbastanza chiaro la cosa, nel senso che i privati hanno il dovere di contribuire con la tecnologia, quindi con le telecamere, mentre tutto il concetto di trattamento dei dati, gestione del trattamento dei dati, server istituzionale, quello il comune si assume completamente l'onere sia burocratico che economico. Quindi anche in questo c'è un forte, credo, interesse da parte dei privati a collaborare. È evidente che i punti di videosorveglianza devono essere concordati e coordinati perché deve esserci sì l'interesse privato, ma ci deve essere anche l'interesse pubblico. E quindi con Bibione Spiaggia evidentemente abbiamo fatto già un passo avanti, firmeremo oggi la convenzione e dopo un percorso che ci ha portato a individuare i punti che potevano essere idonei per poter sfruttare questa opportunità della videosorveglianza partecipata. E nel sito del Comune è già disponibile tutta la documentazione necessaria per i privati, noi siamo a disposizione e mi auguro che questo processo nel prossimo futuro ci porti a sviluppare l'impianto proprio in sinergia e con trasparenza massima. Ecco comandante, un'ultima domanda, quindi il territorio di estensione comprende San Michele ma anche quindi Fossalta immagino? E anche questo mi trova a sostenere l'importanza della collaborazione fra enti. Noi siamo una convenzione distretto di Polizia Locale Veneto Est che sta sviluppando progetti interessanti anche grazie alla collaborazione istituzionale fra i consigli comunali, fra le giunte e fra i sindaci. Ovviamente questo progetto non poteva non interessare tutto l'ambito del distretto di Polizia Locale Veneto Est. Il Comune di Fossalta a breve approverà il regolamento, gli atti sono già pronti e credo che nel giro veramente di poco anche i cittadini di Fossalta potranno usufruire di questa opportunità.